sta lontano dalla signorina. Mi spiace, amico, ma quella splendida donna è mia. Ehi! Non se ne parla. La signorita Naranja ha detto che vuole essere mangiata esclusivamente da me. Ancora. Andiamo. Rischi solo di farti male. Terra! Terra in vista! California. Bernardo, non ne senti il profumo? È il dolce profumo della nostra patria. Sì, Bernardo, sono 5 anni. 5 anni che l'abbiamo lasciata per la Spagna. Quanto tempo. Coraggio, andiamo a raccogliere le nostre cose. Sai, non vedo l'ora di abbracciare Ines. La sua lettera mi ha preoccupato. Pare che siano successe cose terribili in California. Tanti innocenti arrestati, tanta brava gente rovinata. Mi ha parlato del nuovo viceré come di un avido e crudele tiranno. E pare che detesti il capitano di Los Angeles. Ah, sì, anch'io vorrei combattere, ma avremmo contro centinaia di uomini, o peggio, finiremmo in prigione. In ogni caso, terrò solo una spada. Meglio non farsi vedere con tutte queste armi. Bernardo, da oggi in poi mi fingerò uno spadaccino imbranato. Uno che detesta le armi. Dedito solo ai libri. Per quanto riguarda te, fingerai di essere sordo. Così la gente parlerà liberamente di fronte a te. Scopriremo tante cose interessanti, ne sono certo. Ci sono cose molto più importanti delle coppe. Da oggi affronteremo nuove sfide. Costano soltanto 2 pesos circa. Bene. Grazie, Rosa. Alla prossima. Avvicinatevi. Comprate, signori. Oggi pesce fresco. Venite a vedere. Ines! Padre! Diego! Ma sei più alto di me! E tu, sorellina, sei diventata una vera bellezza. Diego! Padre, che piacere rivederti. Allora, che cosa hai imparato alla Royal Academy in questi 5 anni, figliolo? La tua testa sarà piena di cose nuove, voglio sperare. Padre, ho una cattiva notizia. Durante una festa in onore del re, Bernardo si è trovato troppo vicino a un cannone e da allora è rimasto sordo. Oh, povero Bernardo, ma questa è una cosa terribile, come mi dispiace. Oh! Sei stato davvero sfortunato, ma sono felice che tu sia di nuovo qui, tra di noi. Vedrai, ci prenderemo cura di te. Attenzione! Scusate. Razza di incapace! Che cosa stai facendo? Rimetti a posto quella botte, forza! Sergente Garcia! Sì, capitano! Questi scansafatiche stanno dormendo. Che cosa aspetti? Svegliali! Questi pezzenti devono lavorare sodo. Ti ricordo che non vogliono pagare le tasse. Avete sentito il capitano? Al lavoro! Forza! Senti! Calmo! Tranquillo! No, no. Aiuto! Aiuto! Non so nuotare! No. Garcia, sei un idiota! Don Alejandro! Signorita, che magnifica sorpresa incontrarvi qui! Diego, figlio mio, questo è il capitano Rafael Monasterio della guarnigione di Los Angeles. E questo giovane è Bernardo Velázquez, capitano. È il figlio del mio vecchio fattore, un bravo ragazzo. Siamo appena tornati da Barcellona, dove abbiamo studiato. Capisco.
E anche voi volete cambiare il mondo come tutti gli altri studenti? Io? No, non mi occupo di politica. Ma se volete parlare di poesia o di filosofia, sono tutto vostro. Ah, perdonate il mio amico, è sordo. Lui capisce soltanto il linguaggio dei segni. Non ho tempo da perdere con questo rifiuto umano. Eh? Le mie medaglie! Ehi! Non posso fermarmi più a lungo. È un peccato, ma i miei doveri di soldato mi impongono di privarvi ancora una volta della mia presenza, signorita Inés. È stato divertente, Bernardo. Muoviamoci! A Los Angeles, senza perdere tempo! Oh, sì, capitano! Agli ordini! Beh, vi lamentate? Avreste dovuto pagare le tasse! Su, coraggio! Sbrigatevi, forza! Ah, la mia schiena! Ma quando ci sarà un porto a Los Angeles? 4 giorni in carrozza sono un'autentica tortura. Oh, insomma, Diego, preferiresti fare il viaggio a piedi e dormire sotto le stelle, come sono costretti a fare quei poveri peones? Papà ha ragione, Diego. Però quando eravamo piccoli ci piaceva dormire all'aperto, vero? Ma che cosa stai dicendo? Monasterio è un uomo brutale che spadroneggia sui contadini e semina il terrore in tutta la regione. Ho trovato! Gli presterò un eccellente libro che parla di come si esercita il potere. Il principe di Niccolò Machiavelli. Diego, sta attento. Quell'uomo è peggiore di quanto tu pensi. Andiamo! Avrai letto le mie lettere, no? Ah, sì, le ho lette. Ma non mi piacciono questi conflitti. Li trovo terribilmente noiosi. Ho un'idea. Inviteremo Monasterio nella nostra hacienda e gli spiegheremo che con la violenza non si ottiene nulla. Sono sicuro che capirà e lascerà in pace i peones. Fermatevi qui. In nome del viceré Don Esteban Parasol, che rappresenta il potere reale in California, chi non paga le tasse finirà in prigione finché la sua famiglia non avrà estinto il debito. Sergente Garcia, Gonzales. Signor sì, capitano. Agli ordini. Allora, sei ancora convinto di parlare di libri con quell'individuo? Capitano, le nuove tasse sono ingiuste e insensate. Come potete pensare che della povera gente riesca a pagarle? Dimostrate un po' di pietà. Vi prego, liberate queste brave persone. Non ce la facciamo più. Sì, hai ragione. Lasciateci liberi. Don Alejandro della Vega, queste tasse sono state stabilite dal nostro viceré. Quindi tutti quanti devono pagarle. Oh, certo, certo. Beh, allora vi dico che il viceré si sbaglia. Don Parasol è un'emanazione del nostro re. Tutti in California gli debbono obbedienza. Vale anche per voi, non lo dimenticate mai. Certo, non lo dimenticate mai. Padre, il capitano ha ragione. Noi non dobbiamo metterci contro il viceré. No, non sono d'accordo. Questa sera stessa ritornerò a Monterey. Voglio dire a Don Parasol tutto quello che penso del suo operato. Diego, smettila adesso. Che c'è? Che meraviglia! È fantastico ritornare a casa! Oh, Don Diego! Bentornato! Grazie, Paco! Por Dios! Maria, questa deve essere la miglior sopita del mondo! Pardon, Doña Maria... Cicchio, sconta, mi siete mancati! Ehi, giù le mani! Questa è per la nostra cena! Se fosse per voi non ne resterebbe una goccia! Ciosso, fuori dalla mia cucina, brutti ladruncoli! Oh, ma tu guarda! Di
vieni con me alla prigione. Portiamo qualcosa da mangiare a quei poveri peones. Mi piacerebbe, ma non ce la faccio proprio. Sono esausto per il viaggio. Domani, va bene? Come puoi essere così egoista? Andiamo, svegliati! Mi sembra una pessima idea. Non dovete provocare il capitano. Maria, non posso far finta di niente mentre degli innocenti vengono maltrattati da quell'ignobile tiranno. Caporale Gonzales! Sì, sergente! Sorveglia tu i prigionieri, io ho un impegno. No, li ho sorvegliati per tutto il pomeriggio, ora è il vostro turno, sergente. Ma io sono un tuo superiore e io ti dico di sorvegliarli ancora, perché io devo andare a pensare a cosa fare se ci fosse una rivolta, visto che da ieri non hanno avuto né cibo né acqua. E dov'è che andrete a pensare? Beh, alla locanda, così mangerò anche qualcosa. Sergente Garcia! Sì, capitano? Come mai quei prigionieri stanno dormendo su delle balle di fieno? Questo non è un albergo! Hai 5 minuti per toglierle tutte dalle celle e darle in pasto ai cavalli! No, no! Buonasera, capitano. Sono certa che per l'esercito sarà un problema nutrire tutti questi prigionieri. Così ho portato cibo e acqua. Per favore, acqua, acqua. Oh, non avreste dovuto disturbarvi, signorita della Vega. I prigionieri hanno già avuto la loro cena e adesso non vogliono nient'altro. Vi prego. Oh. Oh. Arrestatelo! Mettetelo in cella con tutti gli altri! E subito! No, ma perché io non... Sì, capitano! Giù le mani, soldati! Lasciatelo andare! Non potete arrestarlo! Sembra che vi stiate divertendo! Signores, posso unirmi alla fiesta? Cosa significa? Chi sei tu? Il mio nome è Zorro! E sono qui per riportare la giustizia a Los Angeles, che pare averne un grande bisogno. E per prima cosa, libererò i vostri prigionieri. Cosa? Catturate immediatamente quel buffone! Sapete come si dice? Più siamo e meglio è! Oh, Garcia! Soldati, in azione! Siamo sotto attacco! Forza! Forza! Ehi, eccolo! È lassù! Prendetelo! Vi ringrazio. Le mie chiavi! Ora vi devo lasciare. Prendetelo! Su, andiamo! No, ma che branco di imbranati! Siete degli idioti! La vergogna dell'esercito! Ehi, io sono qui! Grazie. No, non da lì! Da lì! Io sto cercando di aiutarvi! Ma se non mi date ascolto, non ce la farete mai! Tu, Matteo, dammi la scala! Allora, cosa ti prende? Lasciala! Lasciala! Oh, signor sì, capitano! Oh, oh. Fermo lì! Sbrigatevi! Nascondetevi sulle colline e portate il cibo con voi! Signores, non pretenderete che combatta contro tutti voi con l'aiuto di una semplice frusta?
ma se insistete. Capitano Monasterio, è successa una cosa terribile. Tutti i prigionieri sono scappati. Cosa? Possibile che nessuno sorvegliasse le celle? Garcia, Gonzales! Ne risponderete personalmente! Un'altra volta! D'accordo, d'accordo, mi arrendo. O magari no. Ehi, ma come accidenti avrà fatto? Caspita, questo è una specie di fenomeno! Sta attento, sta dietro di me, Gonzales! Capitano! Guardate qui, ho catturato Zorro! Sono il tuo sergente e quindi il merito della cattura è tutto mio! Ne siete sicuri, signores? Perché non vedo manette ai miei polsi. Arrestatelo! A cavallo, presto! Ora comincia a indietreggiare, manigoldo! Hai trovato qualcuno più in gamba di te! Ricorda il mio nome! Garcia! Sergente! Garcia! La mia spada! No, ti prego. Questo è un regalino per voi, sergente. Prendiamo quel maldito! Muovetevi più in fretta! Vai, tornado! Forza, forza! Razza di farabutto! Ci rivedremo presto! Adios, capitano! Da dove sarà sbucato quell'uomo? È apparso come un fantasma! Grazie! Diego, è successa una cosa incredibile. Eravamo alla prigione e il capitano voleva arrestare Bernardo. Ma poi è apparso un uomo, portava una maschera sul volto e ha detto di chiamarsi Zorro! Ha combattuto da solo contro... Ehi, Diego, svegliati! No, è senza speranza. Mio fratello era molto diverso prima di andare in Spagna. Ora è diventato un pigro buono a nulla. Oh, che vergogna. Io non riesco più a riconoscerlo. Gli ho scritto che avevamo bisogno del suo aiuto, ma lui non fa che dormire tutto il giorno. Avrei una gran voglia di caricarlo sulla nave e rimandarlo indietro. Oh, che sto facendo? Continuo a parlare e tu non puoi neanche sentirmi. Oh, Bernardo, che cosa ci sta succedendo? Oh! Zorro! Non osate fare un altro passo, signor, o domani vi sveglierete con un gran mal di testa. Vi avverto, non esiterò a tirarvi addosso questo vaso. Ma chi siete voi? E cosa ci fate in casa mia? Non mi pare di avervi invitato. E un'altra cosa, quello è un passaggio segreto, come fate a conoscerlo? Diego! Il più grande buono a nulla che sia mai ritornato dalla Spagna in persona. Al tuo servizio, mia cara sorellina. Ma allora, fin da quando siete arrivati, vi siete presi gioco di me. Già. Avete recitato una parte. E tu, Bernardo, sei veramente sordo? Ah! Non so a chi di voi due romperò la testa per primo. Ines! Ines, ferma! Lascia che ti spieghi! No? Se solo vedeste le vostre facce!
trovato. Adesso sì che vi riconosco. Bentornati a casa. Piano, sorellina. Se stringi così finirai per soffocarci. Oh, sono stanco, ho bisogno di dormire.